ospiti qui al Mondo Insieme, due viaggiatori, ma proprio di quelli con la V maiuscola, perché sono due appassionati di ciclismo che fanno migliaia di chilometri, non sono più ragazzini, speriamo che non mi abbiano sentito, perché insomma bisogna anche averci un gran fisico, ma raggiungono luoghi da sogno, totalmente immersi nella natura e hanno anche un fine benefico. Insomma, facciamoci raccontare tutto da loro, Milena Di Pietrantonio e Tiziano Pirazzi. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao, Milena, perdonami se ho detto che non avete più 20 anni, insomma, però possiamo anche dirlo. Accomodatevi nel nostro studio, nel nostro salotto, dove si incontrano viaggiatori che arrivano da tutte le parti del mondo. Ci siamo appena persi la famiglia Quilici, che doveva partire subito a fare cose, insomma. Però questo è un salotto dove veramente ci si racconta nella propria intimità. Allora, Milena, tu mi hai scritto su Facebook, sì, e mi hai iniziato a raccontare della tua esperienza in bicicletta. Io ho detto subito, una bellissima avventura, però devo dirti la verità, ho pensato, è troppo da superwoman, no? Noi siamo persone normali, che abbiamo sì la passione del mondo, non siamo superwoman, e quindi forse non era adatta. Poi invece ci siamo un attimino messaggiate e ho capito che tu sì sei un po' superwoman, insomma, però con un grande cuore, sì, con un grande sì, cuore, sì. E allora siamo qui a raccontare un po' la loro storia. Di chilometri ne hanno macinati tanti, sì. Quanti ne avete macinati? Penso negli ultimi 10 anni 150.000 chilometri in bicicletta, avete capito? 150.000 chilometri in bicicletta. E dici, lo fanno per lavoro? No, non lo fanno per lavoro, loro lavorano tutto l'anno, sì, e sì, poi nelle loro vacanze ad agosto dicono andiamoci a riposare su una spiaggia, no, inforcano la bicicletta e iniziano a pedalare. Sì. Abbiamo scelto per il racconto di oggi una località molto bella nel nord Europa, che è? L'Islanda. L'Islanda. Non è stata una meta a caso? Da quanto tempo la sognavate? Parecchio tempo, perché è lontana e poi appunto molto selvaggia, e siccome noi siamo un po' selvatici, un pochino orso, per cui ci piaceva l'idea di andare appunto in Islanda. E stiamo vedendo nel frattempo delle bellissime immagini. Avete deciso di fare questo percorso, ma non siete partiti da soli? No, siamo partiti con 3 amici, Enzo, Franco e Gigi, sono nostri amici di Brescia, con loro abbiamo fatto tra l'altro tante randonnée, che sono queste gare un po' di lunga distanza, e niente, tutti e 5 abbiamo deciso di fare questo viaggio. Siamo partiti noi da Verbania, abbiamo raggiunto loro a Brescia, e dopodiché ci siamo saliti. Quindi fino... avete attraversato tutta l'Europa e poi insomma vi siete imbarcati e siete arrivati in Islanda. Unica donna con 4 uomini. Sì. Ma riuscivi a star loro dietro? Sì, forse loro dovevano stare dietro. Grande, grande, grandiosa. Basta con questi, sì, no, basta, con questi modi di pensare. Sì. Quindi nell'adattamento però qualche necessità in più magari noi donne ce l'abbiamo o no? Ma per me no, mi adatto molto bene, anche perché appunto mi piace fare questo mese totalmente libera, senza orologio, e, per cui mi adatto dormite a loro. Dormite anche in tenda ogni tanto? Dormiamo in tenda, abbiamo dormito qualche volta con il nostro amico Enzo sulle panchine, dipende dove si arriva la sera, perché il viaggio è più o meno programmato come chilometri, e, però non è detto che la sera arrivi... Beh certo, magari uno può anche, alla bellezza della bicicletta, anche quella che se vedi un posto particolare ti fermi. Un po' quello, anche qualche incidente di percorso, come può essere una foratura, per cui magari perdi appunto quella mezz'oretta. Senti Tiziano, quando vi siete conosciuti avevate già questa passione in comune? Sì, io la passione l'ho sempre avuta, già da ragazzino facevo le mie gare.
Poi c'è stato sui 20 anni che ho smesso di correre. Ho smesso per un ventennio, non ho più toccato assolutamente la bicicletta. Dopodiché ho ricominciato piano piano, a me mi sono sempre piaciute le grandi distanze e così via, e piano piano ho ripreso. Ho ripreso un giorno, uscendo a fare allenamento, ho incontrato Milena e... Che si allenava anche che lei? Che si allenava, vabbè, mi certo, ricordo che era una giornata freddissima, piedi, no... il mese di gennaio. Hai detto, chi è siamo... questa stravagante? Esatto. Ed è nato e poi... da allora è nata questa passione per i grandi giri. Solo per i grandi giri? Beh, insomma, abbiamo parlato di una grande... Compagna anche nella vita. Abbiamo parlato di una bellissima storia d'amore loro, certo. Quindi oggi è molto l'amore protagonista. Esatto. Parliamo, tu hai menzionato qualche piccolo imprevisto durante il viaggio. In Islanda sì. Ci sono stati degli imprevisti, mi risulta? Ma in Islanda... A parte le forature, sì, qualche altro foratura, no. Ma altro no. climi beh, non proprio sì. Insomma, dai, l'Islanda sì. È bellissima, è favolosa, però insomma, il clima sì, non sì, è no, proprio sì, sempre. Alla mattina si partiva certo. Anche -3, -2, nell'arco certo. Della giornata non saliva più di 7, 8, 10 gradi, per cui sempre coperti, insomma, tenuta quasi invernale. E poi anche qualche pioggia. A quella parecchia. Quindi eravate molto si zuppi prende. A volte. Sì, sì, anche vento. Sì, vento parecchio. Vento. Però è divertente. Poi, torniamo un attimo, lasciamo l'Islanda per un istante e ricordiamo che voi, come avete detto, siete partiti da Verbania, avete attraversato l'Austria, la Polonia, una parte della Germania, fino a Copenaghen. Però so che in particolare un paese vi ha conquistato o ti ha conquistata più di altri. Qual è stato? Allora, fino a Copenaghen, proprio Copenaghen, per le sue piste ciclabili, bellissima per quello. Poi non abbiamo avuto il tempo di starci tantissimo perché ci siamo arrivati a metà mattina e a metà pomeriggio avevamo l'aereo per Reykjavik, appunto. Sì. Però mi è piaciuta veramente tanto, ci sono dei bellissimi palazzi, molto belli. Quindi poco Copenaghen. Nel tuo caso invece, Tiziano? A me mi è piaciuto parecchio l'Islanda. Ah, proprio l'Islanda. Parecchio, perché io amo la natura e lì ci si può sbizzarrire perché è un verde intenso che ti lascia bocca aperta. Poi i ghiacciai che arrivano quasi a lambire l'oceano, stupendo, cioè... C'è da andare. La bicicletta a volte fa nascere però anche delle amicizie con persone certo. Che proprio uno non penserebbe mai. In particolare io sono rimasta colpita da un racconto che avete fatto voi, che non eravate in Islanda, mi sembra, di una persona che vi ha dato le chiavi della sua casa. Dove eravate? Ah, eravamo in Canada. Ah. Eravamo a 1000 chilometri da Vancouver. Che nel 2009 siamo andati in Canada, abbiamo fatto Montreal e Vancouver in bicicletta e appunto a 1000 chilometri da Vancouver abbiamo incontrato questa coppia e siccome lui ha il carrellino... Perché ci porti un po' dentro tante sì, cose sì, che servono. La traversata Montreal-Vancouver l'abbiamo fatta in tandem e io per trasportare la roba avevo il carrellino con le borse. E per segnalare la presenza del carrellino è obbligatorio avere una bandiera. Sì. E avevamo una bandiera dell'Italia. Siamo arrivati in questo mega albergo dopo un'ottantina di chilometri dopo Calgary. Stava diventando buio e non sapevamo più dove andare perché ha detto non c'era niente, assolutamente niente. Solo questo albergo in mezzo al nulla. Come siamo arrivati nel piazzale ci siamo sentiti dire... Ma siete italiani? Sì, siamo italiani. Venite, ma in venite italiano, qua. Anche in italiano. Anche sì, in sì. Italiano. Erano sì. Praticamente oriundi che erano andati lì da giovani, avevano fatto sì. Fortuna e ora erano in pensione e giravano il Canada così. E loro ci hanno chiesto e richiesto, ci hanno invitato a cena, ci hanno fatto una festa da non incredibile e poi. Hanno invitato a casa loro. Sì. Quando voi ci siamo siete arrivati, andati. Gli abbiamo ci detto che dopo andati. Tot giorni saremmo arrivati a Vancouver e tot giorno
quel pomeriggio lì ci siamo sentiti chiamare sulla strada, erano loro che ci aspettavano. Mamma mia, quindi anche svizzeri più che italiani. Sì, no. Insomma, puntualissimi. Sì, puntuali. E vi hanno dato poi alla sera le chiavi di casa. Ci hanno portato fuori al ristorante a cenare. Alla sera, dopo la cena, il signor Pietro ci ha dato in mano le chiavi e ci ha detto: domani io e mia moglie non ci siamo, queste qua sono le chiavi, il frigo è pieno, tutto. Cioè, ma questo è il mondo insieme, ragazzi, una fiducia. Sì. Una fiducia incredibile. Ma non credere. Meraviglioso. Sì, stupendo. Milena, io ho detto che i vostri viaggi molte volte sono legati anche ad attività benefiche. In che senso? Ma tutti i nostri viaggi, almeno gli ultimi, dal 2008 a quello che faremo quest'anno, sono legati appunto alla solidarietà. Di anno in anno decidiamo chi sostenere. Negli ultimi 2 anni abbiamo sostenuto Telethon, nel 2010 quando siamo andati, 11 quando siamo andati in Islanda, era per la ricostruzione di una casa in Africa. Ma in che modo li sostenete? Li sosteniamo, diciamo che in base al progetto, il viaggio, studiamo una cartolina inerente al viaggio. Niente, questa cartolina poi noi cerchiamo di venderla a più persone e tutto quello che raccogliamo a fine viaggio viene devoluto. Bisogna avere tanti amici alla fine. Bisogna avere tanti amici, che ce li abbiamo in verità, perché poi i colleghi eccetera, così. Per cui noi di solito poi a metà viaggio, infatti anche l'anno scorso abbiamo spedito 650 cartoline, mettiamo il francobollo e viene rispedito, di modo che la persona ha un piccolo ricordo di questo dono, di questa vostra esperienza. Allora, Giuseppe, qualche istante te lo concedo. Ah, grazie, molto bene. Molto bene, sono molto ammirato e penso anche che si debba avere molta affinità di coppia, perché soprattutto quando sei in tandem, se discuti è difficile dire allora io vado di qua e tu vai di là, cioè nel senso, questa era una mia considerazione. Mentre invece Giorgio dice: io ho una bicicletta che sta prendendo polvere in soffitta, anch'io non sono, cioè sono un po' arrugginito come la bicicletta, però sono ammirato da quello che voi fate e vorrebbe anche lui cominciare. Allora chiede: quanto allenamento è necessario per riuscire, non certo a fare le vostre distanze, perché sono insomma sono incredibili, ma insomma per poter cominciare? Beh, diciamo che il fine settimana tutti possibili, per cui sabato e la domenica si esce, si sta fuori 6-7 ore mediamente. Durante l'anno è un po' difficile, perché poi tutte e due lavoriamo, per cui quando si allungano le giornate, come adesso che magari c'è luce fino alle 9 di sera, allora magari esci 6-8 ore. Mi è venuto un coccolone, dico a Giorgio: prenditi una cyclette e, cioè no, nel senso, perché 6-8 ore da... D'altronde fanno migliaia di chilometri. Fanno complimenti, complimenti. Fare un aneddoto in merito al viaggio. Ti do 20 secondi che dobbiamo prendere un aereo per Sumatra. Parlava del tandem. Sì. Avevamo avuto una discussione e nessuno dei due si decideva a parlare. Abbiamo fatto 240 chilometri quel giorno lì. Mamma mia, mamma mia!